su RDA Radio 1 Roberto De Angelis, su altri 9 canali collegati, tra cui salutiamo Giuseppe Ruggeri da San Pierniceto di Messina, che in questo momento mi ha mandato il messaggio, mi ha detto perché lo vedo sempre su TEF Channel, per cui anche da Messina è seguito da tutta Italia, poi ha ospiti illustri di Milano, di Torino, di Napoli, di Roma, per cui chi più ne ha più ne metta. Giulio Nardi, direttore responsabile della testata giornalistica di TEF Channel, buon pomeriggio. Ciao Roberto, un saluto a tutti gli ascoltatori. A Umbria oggi parliamo di imprese umbre, la grave crisi economica che attanaglia ormai da diverso tempo la nostra regione. In primo piano le vertenze più delicate, da quella relativa alla Perugina, con la possibile chiusura della trattativa il 15 febbraio nella sede del Ministero dello Sviluppo Economico, in cui si rincontreranno le organizzazioni sindacali con i vertici della Nestlé. Ma andremo ad analizzare ad ampio raggio la situazione generale in Umbria, con tante altre vertenze, tante altre situazioni ancora più delicate. Un'inchiesta, la prima delle quattro firmate dalla redazione di TEF Channel, è dedicata ai danni subiti dal settore turistico della nostra regione, soprattutto per quanto riguarda la Valnerina. Come sapete però ci sono tanti problemi legati anche al famoso danno indiretto delle realtà fuori dal cratere. E qui negli studi di TEF Channel, per il pubblico nazionale di TEF, sul canale 831 di Sky e sulla piattaforma satellitare di TVSAT, dove possono seguirci. Possiamo non parlare di Modric. Controllo con campione. Finta incorporata e palla piazzata nell'angolo più lontano. Ma campione di uno spessore, di una personalità, di una classe fantastica. Nella parte finale della sua carriera Ancelotti ha detto dipende da lui, perché deve assolutamente rinnovare. Un giocatore come Modric è un patrimonio del calcio mondiale. Un tasto importante ha toccato prima l'avvocato, perché quando ha ricordato lo stop di Vlahovic, perché lì cambia la partita, certo, se Vlahovic controlla il pallone quello è gol. Sembra un po' troppo. No, ma questo non per dire che la Juventus ha fatto una partita che doveva fare. È quella. Perché la Juventus sta facendo un processo di crescita, facendo diventare forti dei giocatori che assolutamente stanno facendo una strada importante. Cambiaso l'anno scorso era un giocatore che stava iniziando a giocare in Serie A, adesso è un titolare Cambiaso. E ieri Cambiaso ha giocato per la prima volta una partita di questa intensità davanti a 80.000 spettatori contro e ha capito cosa significa giocare per lo scudetto, e ieri Cambiaso non è esistito, così come non poteva esistere Yıldız. Cioè non puoi giocare la partita a scudetto, ma non perché quindi ha fatto male Allegri, visto che a centrocampo c'è stata, ma non c'è dubbio, tu calcola che la Juventus si è giocata la gara a scudetto con un Rabiot che è tornato nel gruppo giovedì. Primo. Secondo, McKennie non era in buone condizioni. Dopo l'intervento di Di Marco ha avuto problemi seri alla caviglia destra, poi McKennie è un giocatore troppo importante, è rimasto in campo ma era a mezzo servizio. Chiesa è a mezzo servizio da una vita. Cioè, i tifosi della Juventus si chiedono, ma quando è che vediamo giocare Chiesa? Così come l'anno scorso si chiedevano, quando è che vediamo giocare Di Maria? Quando è che vediamo giocare Pogba? L'anno scorso doveva essere la Juve di Pogba e Di Maria, non lo è stato per i motivi che sapete. E Chiesa è un'incognita, perché Chiesa al 100% cambia la Juventus. Questo senza nulla togliere Yıldız, che ieri ha giocato la settima partita in Serie A, è un ragazzo, un prospetto straordinario, un giocatore che ha già grandi qualità, ma è chiaro che se tu vai a giocarti la partita della vita con un Yıldız che insomma non ti può prendere per mano questa squadra, con un Cambiaso che non ti può prendere per mano questa squadra, con un Rabiot non in condizione, è normale che contro un Inter già più forte di te va in difficoltà. E hai letto bene tu la partita, secondo me, perché proprio a centrocampo la Juventus ha perso dei palloni importanti, ha avuto una ripartenza e su quella ripartenza clamorosamente poteva anche segnare, poteva fare il colpaccio. Grandissima azione proprio di McKennie, però McKennie, come vedi, poi è sceso e calato perché ha avuto un grandissimo problema dopo l'intervento di Di Marco. Io siamo molto provati, non so se sono giornate pesantissime. E devo dire, il tuo microfono che è più bello del mio. Sicuramente è anche invisibile, noi qua facciamo delle cose meravigliose. Cerca di fare, si è messo veramente su una strada. Nata per caso. Si poi è provato a occupare la casa di un grande scrittore. Anton Dvořák. Dvořák è un musicista eccezionale, quello della Sinfonia del Nuovo Mondo, che è stata mandata nel 69, ricordiamolo, sì, sulla Luna. Sulla Luna, con Armstrong. Sulla Luna. Esatto. Poi una fusione con il testo di Beatles degli anni 60. Certo, 69 anche quello. Edito ed è stato mandato nello spazio dalla NASA poco tempo fa. E devo dire poi l'idea geniale del mantello. Eccolo.
e quindi parliamo di prodotti ortofrutticoli che non avrebbero presentato la procedura di autocontrollo e certificazione della corresponsione della retribuzione ai dipendenti e quindi anche l'omissione riscontrata delle misure di informazione e di prevenzione al Covid. Con l'immagine della regia, torniamo all'episodio di ieri, che per fortuna non ha comportato gravi conseguenze per il conducente, ma rimangono nella mente di molti ieri queste immagini davvero inquietanti di un camion rimasto in bilico lungo l'E45 nella periferia di Perugia, in zona Ponte San Giovanni, dove un autotreno è finito appunto fuori strada restando in bilico. Questo è il punto della situazione allora per gli aggiornamenti di oggi, un sabato importante per lo sport umbro con la Supercoppa. Andremo a collegarci con Civitanova per la semifinale Sierra Perugia Trento, il grande volley di Tefciana che poi proseguirà domani con la finale di Supercoppa.